sì. Siamo in grado di farlo. Beh, buongiorno, come va innanzitutto? Che sta succedendo? Allora, sta succedendo il panico secondo me. Allora, considerate che io sono ho due strutture, sono responsabile di due strutture insieme ad altre socie, e abbiamo un asilo nido ad Ottavia, che è Roma Nord, e una ludoteca invece a Piazza di Villa Carpegna, quindi Roma Centro, e abbiamo dovuto chiudere queste strutture nell'arco di 12 ore neanche, e quindi i genitori praticamente completamente in preda al panico, perché non si può far uscire un'ordinanza per il giorno successivo. Questa cosa è veramente improponibile. Eh sì, è stato assolutamente un problema, anche perché i genitori come si dovevano organizzare? Sì, infatti c'è anche un'emergenza babysitter al momento. Guarda, sì, però tra l'altro le babysitter non sono, a parte che hanno aumentato i prezzi alle stelle, come sì, si può ben immaginare, pagallazzo purtroppo sì. In questi casi succede, e poi non si trovano, e poi comunque mettere, io parlo dei miei clienti, sia nella ludoteca che nel nido, mettere una persona che non si conosce in casa dall'oggi al domani, sicuramente insomma non è una cosa molto favorevole. Noi siamo molto arrabbiate di questa cosa, perché comunque dovevano dare del tempo alle persone, alle mamme, perché io parlo e come educatrice e come responsabile e come mamma. Certo. Fortunatamente ho due ragazzi che hanno un'età adolescenziale, per cui magari posso lasciarli soli. E i bambini piccoli non si possono lasciare soli, non si possono portare dai nonni, perché come dicono i bambini sono un veicolo dell'infezione, mm-hmm. E quindi le mamme sono costrette o a lavorare da casa, le mamme fortunate, o a doversi prendere un'aspettativa. E tutto questo si paga? Sicuramente noi, sicuramente noi. Certo, però lei come vede, diciamo, il provvedimento di chiudere le scuole? Chiaramente è un provvedimento governativo. Forte, molto forte. Sappiamo anche che già molti genitori, presi dal panico generale della situazione, avevano lasciato i figli a casa proprio per evitare veicoli di conduzione del virus. Quindi lei trova che sia stata una misura ottimale di contenimento, oppure semplicemente un modo per arginare il panico? Guardi, io non sono preposta insomma a rispondere a queste domande, nel senso che secondo me il panico non lo arginano chiudendo le scuole. I genitori che tengono a casa i bambini è perché magari sono coperti dalle babysitter, ma tutti quelli che non sono coperti da una babysitter o da nonni giovani, quindi che non sono che non hanno insomma, appunto problemi di patologie, come si fa? Cioè, chiudere la scuola secondo me non è un atto, non era soltanto l'unico atto, appunto ripeto, io non sono una persona preposta a stabilire che cosa dovevano fare, ma sicuramente la chiusura delle scuole non è stata una situazione, e non è una situazione giusta nei confronti delle lavoratrici, dei lavoratori, mamma e papà, e anche di noi operatrici nelle strutture. So di ludoteche a Roma che hanno tenuto aperto, e questa cosa comunque non va bene, perché no, o tutti aperti o tutti chiusi. No, anche perché è un'apertura illegale, cioè c'è un decreto in questo governativo caso, sì. Assolutamente, da applicare assolutamente, in tutto l'intero territorio italiano, quindi non si può. Assolutamente, non dovevano farle, ma so per certo che l'hanno fatto, tant'è che è uscito anche sui giornali come notizia. Però non è così, secondo me, che andava gestita. Io personalmente sto avendo anche molte perdite, perché considerate che adesso in previsione di settembre ci sono delle iscrizioni, e io ricevo durante la giornata anche 4-5 telefonate per le informazioni. Io vengo giù tutti i giorni nella struttura, io in una struttura e la mia socia nell'altra struttura, per ovviare a questo problema. Però ci stanno mettendo in ginocchio. Ma in che senso, mi scusi, cioè, state avendo delle persone che chiedono informazioni per le iscrizioni l'anno prossimo perché hanno intenzione di non iscrivere i loro figli? Sì, certo, ovviamente. A noi a febbraio apriamo le iscrizioni, febbraio-marzo le iscrizioni sono aperte per iscrivere i bambini al nido per l'anno successivo, quindi parliamo di settembre 2020, e noi appunto abbiamo 2-3 telefonate al giorno, e questo purtroppo non succede, quindi noi dobbiamo comunque lasciare i nostri figli a casa e per venire a lavorare, non con i bambini ovviamente perché la struttura è chiusa, ma per rispondere alle telefonate che ci fanno appunto per prendere informazioni. Perché certo, se io non prendo informazioni a settembre purtroppo sono costretta a chiudere. Ma perché tra l'altro ricordiamo, in realtà al momento il decreto governativo ha imposto la sospensione delle lezioni, non la chiusura degli istituti. Quindi diciamo è diverso, voi avete degli obblighi amministrativi e burocratici che vi portano poi a recarvi in struttura, quindi comunque anche chi si sposta
con i mezzi pubblici potrebbe avere dei problemi per la diffusione, insomma, del virus e del contagio. Quindi assolutamente, c'è anche un'altra faccia del problema, chiaramente. Cioè, il problema è immenso, anche perché se poi si dovesse estendere questa chiusura delle scuole oltre il 15, ovviamente io metto i miei genitori li metto in difficoltà, perché comunque loro hanno pagato dei mensili, comunque devono affrontare una spesa di una babysitter, e comunque il prossimo mese, laddove il genitore mi dice io non porto più mio figlio perché comunque devo affrontare una spesa troppo elevata tra ludoteca o nido e babysitter, io ho una perdita totale dei bambini, e io come faccio poi a sostenere la spesa degli affitti, che sono molto alti, e del personale? Il personale che lavora presso le nostre strutture è un personale altamente qualificato, certo. e le mie educatrici hanno tutte quante dei contratti in regola, e come faccio io a sostenere tutte queste spese? Purtroppo si fa presto a chiudere le scuole, sì, quelle statali, quelle comunali, ma cerchiamo una soluzione a un problema che diventa il privato, perché poi è il privato fondamentalmente che ci rimette. Certo, ma questo fino a quando sarà chiuso? Noi sappiamo, l'ordinanza dice che che le scuole venivano chiuse dal 5 fino al 15 di marzo, sì. Ma non so se poi in questi 10 giorni la soluzione viene trovata. Io non credo, la nostra grande paura è quella che la chiusura delle scuole sarà sicuramente più lunga rispetto a quella che ci hanno detto. Sì, ne stanno discutendo il Consiglio dei Ministri, paura. E c'è un'alta possibilità che vengano prolungate per tutto marzo. Tant'è che si discuteva anche chiaramente di anticipare le vacanze pasquali e di renderle appunto in questo periodo, però è normale che chiaramente una chiusura così lunga è anche un problema per la didattica stessa, anche dei bambini. Ma anche per l'economia stessa del paese. Per l'economia del paese, anche perché se io non posso più pagare gli affitti, perché io ovviamente pago gli affitti e pago gli stipendi in base alle quote dei genitori che mi versano. Se io non ho genitori che mi portano i bambini, io non posso pagare l'affitto, io non posso pagare più gli stipendi, e ovviamente non posso neanche più pagare le tasse, le utenze. Qui stiamo parlando, insomma, di cose importanti, di cose gravi. E secondo me è una cosa impensabile, una cosa del genere, è impensabile. Senta, ma prima della chiusura, le misure che avete adottato all'interno della vostra struttura, quali sono state? Cioè, avevate degli operatori che indossavano la mascherina, sanificazione degli ambienti, come vi siete mossi a proposito? Assolutamente, la sanificazione degli ambienti è quotidiana, nel senso che noi comunque teniamo le finestre sempre un pochino aperte, e le mascherine non le possiamo utilizzare, ma proprio perché sono bambini, quindi certo. Mi mette anche paura. Esatto, e sì. I guanti laddove dovevamo cambiare i pannolini, perché comunque stiamo parlando di bambini piccoli nel nido che vanno certo. Da 0 a 3 anni, mm-hmm. E lavarci le mani in continuazione, ma la norma igienica che dovrebbero essere adottate sempre, soprattutto quando si lavora a contatto con i bambini. Certo. Ma non più di questo, la sanificazione degli ambienti è ovvia, però non più di questo, perché comunque sono bambini. Nella ludoteca ho bambini che arrivano fino a 5 anni e mezzo, ma comunque sono piccoli. Certo, noi educatrici non ci possiamo presentare con la mascherina. Esatto, io ricorderei anche a tutti i nostri ascoltatori che la prevenzione del contagio tramite mascherina è per chi dovesse essere infetto, esatto, quindi chiaramente esatto. Chi non presenta sintomi né è stato a contatto con qualcuno che presentava sintomi non ha l'obbligo né il bisogno di tenere la mascherina, quindi a maggior ragione. E assolutamente. Serena, noi la ringraziamo, speriamo che ci saranno presto notizie che ci porteranno qualche novità possibilmente positiva, e ci risentiremo qui sui nostri microfoni. Grazie ancora. Grazie a voi per avermi dato questa possibilità, vi ringrazio enormemente. Faremo un articolo che leggeremo in privato anche di questa situazione, che terremo sott'occhio. Va benissimo, vi ringrazio enormemente, siete stati fantastici. Grazie, buona giornata. Grazie. Bocca al lupo. Buona giornata a voi ragazzi, buona giornata, continuate così che siete bravissimi. Grazie. Bene, abbiamo ascoltato.